è una artbox piccolina, piccoce e veloce, quindi riesce a passare fra il muro di proiettili di hitbox che Snake riesce a creare. Anche quello è il problema. Snake si basa molto su hitbox disjointed, ok? Quindi tutti questi proiettili che, come hai detto te, facendo fatica a prendere un topino come Pikachu. Intanto hanno iniziato, quindi 0-0, primo match. E finendo il discorso di prima, Pikachu è piccolo e ha tante hitbox grandi quanto il proprio corpo, quindi il suo gioco sarà star appiccicato al nostro Snake, mentre Snake deve fare tutto il contrario se non vuole prendersi almeno 60% di 3 back air. Esatto. Tanto qui ho da un B, la C4 sul quick attack di Pikachu che con un timing perfetto riesce appunto a prenderlo. Non essendo Pichu, glielo puoi punire sì, ma un po' più difficilmente avendo la hitbox. Esatto. Qui inoltre parte del matchup è appunto Snake che recupera dall'alto e Pikachu che cerca di intercettarlo con il down B oppure principalmente col down B, però comunque con altre hitbox fail, multi-hit, che però non riesce a levare del tutto l'armor all'AP B. Madonna. Che ricordiamo, il Cypher e Snake hanno due percentuali diverse Ah per sì? Il l'armor, Cypher esatto. immagino più piccolino. No, il Cypher dovrebbe essere più grande Più invece. grande, ok. Circa 9%, Snake un po' di meno se non sbaglio. Capito. Comunque la strategia che sta utilizzando adesso Cesare è AB per avvicinarsi il più possibile all'avversario, toccandolo con gli ultimi momenti della hitbox e Qui poi prova tentando uno smash. un nail up tilt molto rischioso. Sì, ma siamo qua abbastanza a percentuali molto pari. Sì, esatto. Quello che secondo me. Ecco qua. Ecco qui, Quindi Pikachu avanti di uno. qui Valentino non ha fatto up tilt perché gli ho detto di droppare il set contro Cesare. Droppalo. No, l'ha provato, solo che Cesare è rimasto in scudo molto intelligentemente perché si aspettava il Baden Breath Esatto. del nostro Snake. Esatto. Che ormai uccide a 60 quell'up tilt, tanto buffatelo un po' di più. Eccolo là. Uccide Baio verso il Ah, 90%. infatti, Su appunto. stage No. piccolini. Poi è un calcione proprio che lo senti fino a domani, non è una roba easy. Comunque questo game continua a essere even. Esplosivo. Esplosivo. No, effettivamente. Elettrizzante. No, esatto, grande. Facciamo pena uguale. No, la roba carina è che entrambi i giocatori non si stanno risparmiando. Vediamo esplosioni ed elettricità everywhere. Qui Intanto Roxas con questi setup bellissimi. sì, esatto. Qui Porco sì, qui cane, il perrito up tilt fermato Smash da una che hitbox stranissima. Last Smash che prende il landing di Snake, un altro punto debole di Snake, nonostante molte persone non riescano a mettere in atto sta cosa Mamma sono i mia, landing. mamma mia. E Cesare tenta il down air, però viene bloccato dal Cypher mollato, un Cypher selvaggio. qui fa una hard Sì, hai visto cosa voleva fare? read. Ho visto. Secondo me, Ah, no, qui SD. l'SD così a gratis. Comunque, secondo me Valentino voleva provare a appiccicargliela addosso, Sì. poi l'ha messa a terra, ha detto: Sai cosa? Ci lavoriamo comunque, vediamo che cosa viene fuori. Eh beh, quello che devi fare quando usi PC del genere. Link, Snake, Sì, devi fare così, devi improvvisare. Non puoi sempre avere la situazione a portata di mano, devi cercare il di. tuo destino non è nelle tue mani se giochi sti PG. Esatto. Cioè, lo è in parte, se vogliamo dirlo. Devi paglieggiarla tanto, cioè devi sapere improvvisare al momento, avere tanta immaginazione, quello sì. Questi non sono PG per brain dead, signori. Nel frattempo Roxanne sta creando un vantaggio, apre sì, Uno pari. la corsa del Guarda, curs. nuotatore. Comunque 75. 75. Quanto? Scusa, l'ultima hit del Nair, quanto fa male? Il nair di Snake fa tanto male. Fa così Cioè, che fa l'ultima hit fa tanto male. 20%. Qui il Intanto down B. Pikachu parte in orbita a raggiungere il Team Rocket. Alla velocità della luce. Ok, quindi 1-0 per Roxanne. Ora vediamo Pika come sucks. Pika Sax. Pikachu è onesto. Allora, la cosa buona di sto matchup per Snake è che Pikachu fa difficoltà ha preso Zelda, lasciamo stare. Sì, secondo me non ha fatto proprio bene. Zelda è un personaggio lento, non vedo come possa migliorare la situazione, però c'è da dire che Zelda è il main di Caesar Salad, dunque è la cosa è la cosa migliore se non te la senti con un PG che è preso relativamente da poco. Mi ricordo che all'ultimo torneo, è arrivato settimo a uno Smash Class, se non sbaglio, ha usato più Zelda che Pikachu, quindi la confidence nel proprio main rimane ancora.
l'unica cosa che vedo. Dato qui un, per... un fail che fa 20%, lol. L'unica cosa che vedo positiva per Zelda è il Neutral B. Sì, come ha detto Burel Mao, il Neutral B di Zelda, però fino a un certo punto, perché riesce magari a togliersi la, la granata di dosso, però rischia comunque aggressione dopo. È da vedere come farà uso Caesar. Però, però io sto parlando, molto ma- sto parlando molto male della sua scelta, però è il momento in vantaggio. Oh, qui oh. Prova un setup molto molto fantasioso e qui un update che ammazza. Forse era brutto di a 90, non lo so. Secondo me può essere, sì. Oh, si fa beccare dal Phantom. Che ricordiamo becca sotto il ledge, non state fermi là sotto. Che storia. Ciao. Ciao Zamp. Qui il... situazione è costantemente even. Ottimo up tilt nail. Qui fa tech chaser sotto la platform con un altro nail. Il nail di Zella è molto buono per questo tipo di situazioni. Infatti multi hit, fa un sacco di danno. Fa un sacco di, knock, un sacco di knockback, cioè, cerca di tenerlo a tenere a distanza Snake. Però non sta funzionando troppo. Sì, o vuoi, vuoi giocare? Sto giocare. Devo giocare, sì. Oi, Amir, Amir, se vuoi commentare, siediti qua. Ok, e guardiamo qui Caesar Salad che è in vantaggio. Vediamo come riuscirà contro Snake. È molto difficile creare un, cioè, creare un vantaggio. Infatti qui l'up tilt per colpa del Sarspot è riuscito a fare up tilt. Okay. Oh, non l'avevo neanche visto. Ok, doppia granata. Io amo i, i B-reverse che fa Roxas. Sono la cosa più bella, infatti il mio Snake pure fa i B-reverse. Sono arte. Okay. Qui un up smash un po' fuori luogo, a quanto pare. Fortis potrebbe essere abbastanza utile. Qui il down B, Roxas è stato preso... È stato appunto preso alla sprovvista. Non se l'aspettava. Non se l'aspettava, sì. Comunque, nonostante... E Zelda si è considerata un PG, un PG non proprio fortissimo. Via comunque, bisogna comunque saperci giocare contro, perché è un PG molto particolare. Se non sai cosa può fare, sei, sei preso male, perché nonostante i suoi turn non siano così eccezionali, possono essere abbastanza pericolosi dentro il Phantom. Se non sai dove... Ah, scusa. Se non sai fin dove può arrivare, come è appena successo... Sì, è vero. Te lo pigli. Esatto. Qui bisogna vedere... Che schifo. Bisogna vedere. Stai dicendo che ha vinto con Pika e ha perso con Zelda? Sì. No, no. LOL. Sì, ok. Ha vinto con Pika e ha perso con Zelda? Sì. No, contrario. Ho perso con Pika e ho vinto con Zelda. Sì, ma si riferiva a Valentino. Sì, mi riferivo a lui. Sto impazzendo. Quanto è stupido Valentino? Ok, intanto si ritorna su Battlefield. Secondo me contro Zelda... Battlefield potrebbe funzionare, anche se non ha troppi problemi a coprire le piattaforme. Forse. Sì. Vabbè, ok, secondo me però avrei voluto cercare di prendere uno stage largo per appunto zonare meglio un Zelda, una Zelda che appunto fa fatica agli approcci. Forse PS1. Sì, comunque uno. PS1, cioè, Town & City sarebbero state le scelte migliori. Ragazzi, datemi dei POG nelle chat. POG. Però Valentino, a Valentino piace Battlefield. L'importante è anche trovarsi bene sono le granate che letteralmente rompono il neutral di Zelda e la rendono un po' ancora più ironico. Anche Force Smash di Zelda è comunque pericoloso. Qui il nail che viene battuto da nail di Zelda molto il nail di Zelda è molto forte. Questo era un downer. Downer? Sì, solo che gli è venuto fuori. Oh! Poteva succedere quello di osceno lì. Sì. Intanto ricordiamo che questo è il game decisivo, è il game che deciderà chi dei due giocatori andrà in top 8 dalla parte della winner. Qui prova cerca un down. È un down. No, il down smash, cazzo. Ok. Un down smash. Qui la prima stock non è ancora di nessuno. Scudo in pericolo. E Cesare regge una roll, anche un target up, mi pare. Ha fatto bene a saltare senza fare opzioni, perché se l'aspettava. Sì, appunto, me ne sono accorto adesso che il neutral B di Zella viene utile contro Nikita. Sì. Perché appunto stalla
e riesce a rifare il progetto. Nel frattempo Roxas prende la prima stock. E ho sentito qualcuno picchiarsi la gamba. Oh, sì. E lo trova con il Nikita di Zelda. Questo mi ricorda Lorenzo MS che mi batte con Zelda online. Ecco il Nikita. Bei tempi. No, la granata riesce a fermare il knockback. Ok. Molto attento. Di reverse per scendere. Tutti i trade sono a favore di Snake in questo matchup. A parte il trade con Zero Bear, no? Ecco, le granate possono fermare molto facilmente il Phantom. Un F smash punito malissimo. Non può fare con il No, è down tilt può farlo. Situazione pericolosa. Trova il downer! Roxas ultima stock. Intanto qui attacca il C4. L'ha attaccato. Vediamo se riuscirà a portarci a casa qualcosa. Deve trovare la situazione migliore per farlo esplodere qui. Era quasi esploso lo scudo. Ah, oh, la granata lo ferma. Oddio, qui un assist gold. Con l'altra B. Qui nel frattempo la situazione è totalmente cambiata dall'inizio, però non è ancora detto nulla. L'up tilt leva la stock di... Leva la stock di... Però di Caesar Salad a 100% circa. È bastata una situazione qui off-stage. Prova down tilt fail. Ok. È bastata una situazione off stage per togliere la stocca. Oh, e qui l'upper che mette fine a questo set. Vittoria per Caesar Salad. E abbiamo Roxas in losers.